Ok, adesso andiamo da Cianto come Giannis riceva in corsa e metta palla per terra. Non ce ne porta un cazzo. Se sbagliamo in attacco non possiamo non tornare in difesa. Sembra un'esitazione, invece non lo è! E invece non lo è! Manda vuoto il difensore! La risposta dell'Italia è veramente una risposta da grandissima squadra che dimostra il carattere di questo gruppo. Ma ascoltiamo Pozzetto. Ecco. Bene, direi molto bene, una bella reazione. E quindi adesso giustamente Pozzecco può andare a fare un po' di show. Diciamo che sono solo 40 euro, ma sono simbolici. Chi indovina come squadra in che statistica siamo primi in tutto l'Europeo? Rimbalzi. La una roba, voi due dovete stare zitti. Vai. Pensando. Se abbiamo fino ad 8 un quarto, ti devo fare. Punti subiti. Meno punti subiti. In base a me. Che vuol dire? Quindi? Migliore difesa. Oh, grazie. Non c'è senso di parte. Certo, dove l'hai letto? Vabbè. Siamo primi in difesa, ragazzi. Quindi ragazzi, oggi difendiamo. E poi ci divertiamo in attacco. Ok? Andiamo! 1-3! Porto Nute che chiaramente mentre Pozzecco abbraccia tutti come nel suo stile, nel suo modo di fare, poi va a parlare con i suoi assistenti, fra cui Carlo Recalcati, che facciamo gli auguri perché... Vanno via. Quest'oggi Recalcati compie 77 anni, spera di farsi un bel regalo. Va via. Ah, forse è stato espulso, ecco perché è espulso Pozzecco, secondo tecnico. Ah. Espulso Pozzecco, ecco perché abbracciava tutti. Mi sembra strano che lo facesse così a metà terzo quarto, secondo fallo tecnico, e Pozzecco se ne va negli spogliatoi. Eh beh, evidentemente però io questo fallo lo vorrei rivedere, se mi permetti. Sì, mi piacerebbe rivederlo. Sì, mentre c'è l'abbraccio con Sasha Danilovic, secondo me Pozzecco paga quel primo tecnico arrivato veramente troppo in fretta, perché dopo 4 minuti, certo, qui lo vediamo in lacrime mentre abbandona il parquet della Mercedes-Benz Arena. Sai, il parquet! I love you, Ian. La gente a casa guarda la partita, non guarda l'allenamento, non guarda il volo in aereo, non guarda quando mangiamo insieme. No? La vittoria è figlia di scelte, ma il percorso è una scelta che tu, a prescindere dal risultato finale, decidi prima, no? Come voglio vivere io? Io voglio vivere con un tuo giocatore che ti dà un bacio in campo, no? Melli ha toccato la palla, stoppandola da dentro l'anello, parità, ma la cosa positiva mentre Pozzecco va subito ad abbracciare Simone Fontecchio. Questi due tiri liberi di Melli, che ne ha appena realizzati due,
Adesso non so cos'è successo, cosa ha fischiato l'arbitro. Fallo tecnico contro Gianmarco Pozzecco, panchina Italia, che prima dei due liberi che tenterà Nicolò Melli ce ne sarà uno per la Francia. Pozzecco deve stare attento perché continua a parlare con l'arbitro. Lo mette Terry Tarpey, è soltanto il punto numero 7 della sua partita. Qui l'abbraccio fra Pozzecco e Nicolò Melli, la commozione di entrambi probabilmente. Secondo libero per Tarpey, lo segna, più 6. L'Italia ha giocato un grandissimo europeo, esce a testa altissima, si dice come frase fatta, ma non è soltanto questo. Pozzecco va a stringere la mano, credo, agli arbitri in modo forse anche un po' polemico. Finisce così 93-85.